Ciao a tutti, bentornati o benvenuti. Prendiamoci un momento insieme per parlare del nostro amato uncinetto. Oggi primo video per la costruzione della maglia a pannelli. Chi mi segue da un po' sa che ho fatto appunto un corso per la realizzazione di uno scaldacollo e in particolare di una maglia ed è un corso in presenza. Visto l'interesse di alcuni di voi di realizzare comunque questi progetti, ho condiviso su Ravelry il progetto dello scaldacollo, ma non credo che riuscirò a farlo della maglia. Per cui ho deciso di fare così. È una maglia a pannelli, quindi una costruzione veramente basica. La condivido qua su YouTube in modo tale che chi non ha lo schema dello scaldacollo lo realizzerà con i propri punti, sceglierà dei punti a piacere e potrà comunque realizzare una maglia con questo tipo di costruzione. Lo scaldacollo del corso, in effetti, è stato fatto come idea per provare il punto, il filato e per crearci un campione che sia abbastanza grande da poter essere usato per calcolare bene poi la maglia. Non faremo calcoli particolari, nel senso che le formule per calcolare i punti, le misure ci sono, ve le posso dare, ma noi utilizzeremo come metro di misura non il centimetro, ma lo scaldacollo o comunque il campione che andrete a fare, piuttosto grande. Sarà utile effettuare un campione di una larghezza che sia significativa. Poi qualche riga, il numero di righe necessarie per finire il rapport, diciamo così. Nel nostro caso c'è un rapport da tenere, cioè una combinazione di punti che va poi ripetuta. Chi sceglierà invece di utilizzare un proprio punto che magari è lineare, tipo tutte maglie basse oppure il punto brioche, che sono punti che non hanno una ripetizione, oppure uno o due al massimo, quindi in quel caso non c'è un numero da moltiplicare, ma si può decidere di fare una 20 o 30 maglie. E poi un numero di righe. Anche quello che sia sufficiente per creare il rapport verticale, cioè il disegno che si è scelto ripetibile. E anche qua, chi invece non ha scelto nessun tipo di disegno, ma è uno o due righe ripetute sempre uguali, si alzerà di qualche riga. Perché non è necessario estendersi troppo? Perché la lavorazione è orizzontale, cioè noi abbiamo questa maglia, questa è un esempio ovviamente, un disegno, non è la maglia che realizzeremo, ma per farvi capire, è in orizzontale, sdraiata. Quindi noi partiremo da qua e cominceremo a fare le righe avanti e indietro. Quindi è importante sapere quante maglie fare all'inizio, quante catenelle, quante maglie di avvio, perché questa lavorazione, che è diciamo il numero di punti, determina la larghezza della lavorazione, ma è di fatto l'altezza del maglione. Quindi noi parleremo di altezza del capo, che è questa, l'altezza del capo, da qua a qua, ma essendo la lavorazione in orizzontale, sarà la larghezza della lavorazione. Poi la larghezza del capo è questa. Quanto lo facciamo largo? Per la larghezza del capo è più facile, cioè non dobbiamo determinarla subito, la possiamo determinare a mano che procediamo. O meglio, possiamo avere già un'idea subito di quanto lo vogliamo fare largo, però poi lo misureremo di volta in volta mentre lo lavoriamo. Quindi dicevo, questa è la larghezza del capo, che però la lavorazione, che si lavora così, sarà l'altezza del lavoro. L'altezza del capo è la larghezza della nostra lavorazione. Spero di non avervi confuso le idee, però lo dico perché può essere che poi, cercando di spiegare parlando, vengono fuori queste parole e non sia chiaro il significato. Allora, è una maglia a pannelli con la manica scesa, quindi non sagomata,
non ci sarà neanche lo scalfo del sottomanica. È proprio basica, saranno quattro pannelli, un pannello e quindi un rettangolo o un quadrato, dipenderà dalle misure che scegliete per il dietro, un pannello rettangolare o quadrato per il davanti, sarà un po' diverso perché avrà lo scollo quadrato, che però quando riprenderemo le maglie, le riprenderemo e le lavoreremo in tondo. In tondo facendo delle diminuzioni. Le maniche, anche le maniche sono due pannelli rettangolari, verranno poi in seguito cucite. Come decideremo l'altezza del capo? Allora dobbiamo, o abbiamo una maglia nostra, che è una maglia con la manica scesa semplice, e misuriamo quella, quindi semplicemente la giriamo e prendiamo il dietro e dalla spalla o dal collo scendiamo fino a dove è la lunghezza della maglia. Quindi quella è nostra, sappiamo che l'abbiamo indossata e che sono le misure che scegliamo. Se invece vogliamo farla ex novo, semplicemente dobbiamo prendere la misura qua vicino al collo dalla spalla e misurarla fino all'altezza desiderata, la vito, i fianchi o più giù, fin dove vogliamo. Se avete qualcuno che vi può aiutare, vi mettete belle dritte, vi fate misurare appunto dal collo fino giù, lo misurate da dietro, che così vi cade a piombo, è più semplice. Per farvi vedere un po' meglio, prendete la misura da qua fino a dove desiderate. Quella misura lì sarà appunto l'altezza del maglione e quindi la larghezza della vostra lavorazione, perché appunto l'altezza la gireremo così e inizieremo a fare la nostra lavorazione in questo modo. Come determiniamo la larghezza invece della maglia? O abbiamo appunto la nostra maglia, quindi non facciamo altro che stenderla bene e misurarla. Magari mettete proprio le maniche belle distese, allargate, in modo tale che le spalle si allargano correttamente e prendete la misura. Oppure potete decidere in questo modo. Dovete fare il giro busto o anche il giro fianchi. Avete i fianchi più larghi del sopra, misurate a questo punto il vostro fianco. Misurerete il vostro fianco o il busto e dividete per due. Questa sarà la misura del vostro pannello. Ora aggiungete qualche centimetro, nel senso che questo tipo di maglia con le maniche scese è una maglia piuttosto sportiva. Oltretutto, come costruzione, no? È sportiva, è quella un po' delle felpe. Oltretutto, non avendo lo scalfo sottomanica, non ha una vestibilità perfetta per averla aderente. Quindi, comunque, è meglio averla un pochino più abbondante. Dipende anche dal tipo di lavorazione di punti che scegliete. Ci sono punti un pochino più rigidi, però il punto è molto elastico, si lascerà andare, non ci saranno problemi. Perché è importante sapere però dove arriva sulla spalla, cioè dove scende alla spalla, fin dove arriva? Questo lo possiamo poi vedere nel momento in cui avremo fatto sia il dietro che il davanti, che potremmo, una volta cucite le spalle, indossare. Indosseremo in modo tale che vediamo dove ci cade perfettamente. Questo è importante perché noi per calcolare invece la misura delle braccia dobbiamo ovviamente non partire dalla spalla, ma partire da dove finisce il nostro dietro, il nostro davanti, da dove arriva la spalla. Quindi se arriva qua la faremo poi fino al polso, tre quarti o manica corta, quello lo decidete voi cosa preferite, perché ecco, questa maglia può essere ovviamente lavorata anche con le maniche corte.
Si fanno delle manichette corte che arrivano anche al gomito o anche più corte, ovviamente se si usa un cotone si può decidere di farlo così. Però l'importante è dove partire per calcolarlo e poi arrivare alla misura desiderata. Ma ne parleremo meglio quando sarà l'ora di fare le maniche, perché prima realizzeremo il dietro e poi realizzeremo il davanti. Decidete voi quale filato utilizzare, va bene qualsiasi filato, anche in cotone se preferite, e decidete voi quale punto preferite. Chi ha lo schema dello scaldacollo può effettuare quello, che è appunto esattamente il punto di questa maglia, io l'ho appunto fatto apposta. E decidete anche se volete un bordo tipo questo. Un bordo a coste da effettuare sulla parte ovviamente destra della lavorazione, perché poi noi lavoreremo il punto, poi con lo scaldacollo abbiamo fatto anche il bordo sulla sinistra, ma ovviamente per la maglia non la faremo. Vi faccio vedere più da vicino come gestiamo il calcolo della maglia. Allora, una volta stabilito la misura della maglia, dobbiamo fare il nostro scaldacollo, il nostro campione. Direi di fare una larghezza che sia almeno di una trentina di maglie, o comunque più o meno a seconda del vostro rapport, della vostra ripetizione. Nel mio caso il rapport del foglio è di 26 maglie, quindi noi lavoriamo di 26-26. Questi sono due rapport, quindi sono 52 maglie. Ora, noi avendo fatto lo scaldacollo abbiamo questo nostro bel campione. Se la mia maglia misurata l'altezza la voglio fare di 60 centimetri, ipotizziamo, io parto da qua, tralascio il bordo perché questo bordo io non lo calcolo dopo e so che questi due sono i miei due rapport. Lo scaldacollo è fatto da due ripetizioni. Quindi io comincio lo scaldacollo qua, faccio calcolo solo le due ripetizioni, sono 28 centimetri, quindi calcolo altre due ripetizioni, sono 56, vedete? Qua poi sono le maglie del bordo. Per cui se io ho fatto due volte lo scaldacollo, che è di due ripetizioni, vuol dire che il mio maglione, se io faccio quattro ripetizioni, arriva a 58 centimetri. Dopodiché io ho deciso di fare un bordo e il mio bordo è di, ci sono arrivata a 58, mi posiziono qua a 63. Allora, io avevo misurato e avevo ipotizzato una maglia di 60 centimetri. Facendo le quattro ripetizioni più il bordo me ne vengono 63. Mi va bene? Sono contenta così? Sì, mi va bene. Allora, se io volessi proprio essere precisa e volerla farla di 60 centimetri, potrei togliere delle maglie, ma avendo io delle ripetizioni fisse, preferisco lasciarlo di 63 centimetri. Se voi avete una ripetizione di punti che è tutta uguale, potrete sicuramente, contando le maglie in più o in meno, e fare la misura precisa al centimetro, ma non è per me importante. Ricapitolando, io ho fatto questa maglia con quattro ripetizioni. Sono quattro ripetizioni più il bordo. Quindi sono due scaldacollo folium più il bordo. Il bordo, io ho fatto le classiche 10 maglie, è un bordo elastico e fatto 10 maglie, ma se ne possono fare 7, se ne possono fare 15, veramente, anzi, giocate sul bordo anche magari per aggiungere o togliere quelle poche maglie che vi fa raggiungere la lunghezza desiderata. Eccoci di nuovo a noi, vi faccio vedere, noi effettueremo il dietro. Nascondiamo anche le maniche, voi avrete alla fine un pannello rettangolare che sarà il dietro.
effettuerete l'avvio, decidete voi quale fare. Noi per il folium abbiamo deciso di fare un avvio con le catenelle e la prima riga lavorarla nella terza costa. Per chi ha difficoltà a lavorarla nella terza costa, c'è un piccolo escamotage che è l'avvio con il filo di scarto. Ho messo un video sul canale, anche se ho fatto una versione diciamo 2.0, nel senso che mi sono accorta che forse alcune cose non erano chiare e soprattutto lo sfilare il filo di scarto per toglierlo dopo, basta disfare, non è necessario tagliare. L'ho pubblicato su TikTok, vedo se riesco in qualche modo a condividervelo. L'importante è che utilizzerà il filo di scarto, che la primissima riga, quando prenderemo il filo del progetto, quindi lasceremo il filo di scarto e prenderemo il filo del progetto, deve essere fatta con le maglie bassissime. Noi utilizzeremo questa modalità di inizio, di avvio, perché sarà poi, diciamo, un pochino più bello quando faremo la cucitura, cioè si farà la cucitura invisibile. Se si utilizzerà un altro tipo di avvio, ci sono tante cuciture, comunque belle, comunque semi invisibili, e quindi insomma non incaponitevi su questa cosa della terza costa. Se vi viene bene, se no fate l'avvio che preferite. Scegliete il punto che preferite e fate la vostra misura e andate avanti. Deve essere un rettangolo o un quadrato. Spero di avervi detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa, nel prossimo video sicuramente lo riproporrò. E soprattutto vi lascio lo spazio dei commenti per farmi tutte le domande che volete. Io vi risponderò, però in modo breve, perché lo spazio dei commenti non permette molto e soprattutto è difficile spesso spiegare. Quindi sicuramente tutte le domande che mi farete le ritroverete poi nel video successivo, che sarà quello del davanti. Mi raccomando, scegliete il filato, scegliete l'uncinetto, decidete voi tutto. Decidete anche il punto, quindi più di così. Non è per lasciarvi soli nell'indecisione, anzi, ma è per rendervi confortevoli nella lavorazione, cioè vi deve piacere. Sicuramente qualcuno mi chiederà quanti gomitoli. Facendo uno scaldacollo, noi lo sappiamo benissimo poi quanti gomitoli ci serviranno per il maglione, perché avendolo fatto per noi è più facile. Però insomma, indicativamente si sa, dipende dal metraggio del filato, però bene o male, se si vanno sui siti e si guarda il metraggio e i grammi del gomitolo, indicativamente si capisce anche quanto dovrà essere una maglia. Una volta fatto il dietro, poi noi lo sappiamo esattamente quanti gomitoli ci serviranno, perché quando noi facciamo il dietro e abbiamo utilizzato 3 gomitoli, sappiamo che ci serviranno 3 gomitoli anche per il davanti, e poi calcoliamo 3 per le maniche, 3 per le altre maniche. La manica non ci vorranno gli stessi gomitoli perché ce ne vorrà meno, però poi dobbiamo calcolare che dobbiamo fare il collo, quindi facciamo un calcolo di questo tipo. Io preferisco fare così quando faccio i miei maglioni. Se avanzano poi dei gomitoli, metto insieme ad altri, oppure faccio cappelli, scaldacollo, guanti, quello che è. Se avete voglia di avventurarvi con me in questo progetto, senza troppi paletti, ma con una guida, diciamo una ricetta che vi farà arrivare sicuramente alla fine ad ottenere un bel capo, ve lo prometto. Bene? Oggi termino qua e mi raccomando, ci vediamo al prossimo video con il dietro già realizzato. Vi aspetto. I love crochet.